Il Premier Renzi traccia con Hollande la nuova rotta europea, siglando un patto per favorire gli investimenti e la crescita. Italia e Francia chiedono più flessibilità senza cambiare i trattati dell'Unione. L'incontro prima del vertice del Partito Socialista Europeo che ha dato il via libera alla candidatura di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione. E per rilanciare la crescita il ministro Padoan sottolinea l'urgenza di abbassare le tasse e garantire un fisco più equo. Riforma del Senato in dirittura d'arrivo, ma è polemica sull'immunità parlamentare dei futuri senatori contestata dai 5 Stelle. Anche nel PD c'è chi chiede modifiche, il ministro Maria Elena Boschi spiega, lo scudo ai senatori non è certo centrale, il leghista Calderoli fa un passo in più e chiede la cancellazione dell'immunità anche per i deputati. A fondo di Papa Francesco contro la criminalità organizzata, coloro che nella vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, sono scomunicati. Nella piana di Sibari, davanti a 250.000 persone, Bergoglio si è scagliato contro la 'ndrangheta, chiedendo ai giovani di combatterla e ricordando l'omicidio del piccolo Cocò, vittima proprio della 'ndrangheta, ha tuonato: mai più bambini uccisi. È stato sollevato dall'incarico il prefetto di Perugia Antonio Repucci dopo le pesanti dichiarazioni su droga e famiglia. Se una madre non si accorge che suo figlio si droga è una fallita e si deve suicidare, aveva detto. Frasi bollate come inaccettabili dal premier Renzi. Il prefetto non può arrestare né lì né altrove l'intervento del ministro Alfano. Martedì in campo gli azzurri dovranno combattere contro il caldo e soprattutto l'Uruguay di Cavani per passare agli ottavi è vietato perdere dopo il flop con la Costa Rica. Prandelli, che probabilmente dovrà fare a meno dell'infortunato De Rossi, rimane ottimista sulla qualificazione e dice: niente panico, andremo avanti. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Grande sintonia tra Renzi e Hollande che chiedono in sostanza un cambio di passo all'Europa per andare incontro alle richieste, alle esigenze dei cittadini. Crescita, occupazione giovanile e investimenti sono le priorità che hanno indicato. Questo a pochi giorni dal Consiglio europeo che dovrà completare, come sappiamo, il puzzle delle nomine, ma dal vertice dei leader socialisti europei c'è già il via libera ai primi due nomi. Vediamo. Due nomi scontati e una donna, a sorpresa. Nel complicato puzzle delle nomine europee i tasselli cominciano ad andare al loro posto e il vertice informale dei leader socialisti d'Europa, ieri a Parigi, ha espresso il gradimento per il ticket Juncker-Schulz, rispettivamente alla presidenza della Commissione europea, Juncker, e alla presidenza del Parlamento europeo, Schulz. Sulla poltrona che fu di Van Rompuy, quella di presidente del Consiglio europeo, potrebbe invece arrivare una donna, l'attuale premier danese Thymoen Schmidt. Sui contenuti del nuovo corso europeo lavora invece proprio Van Rompuy, al quale Italia e Francia, Renzi e Hollande, hanno inviato un messaggio forte e chiaro su quali dovranno essere le priorità, che poi sono ormai arcinote: un'accelerazione sulla crescita, l'occupazione, in particolare quella giovanile, e gli investimenti. Il tutto senza toccare il patto di stabilità, così come si ostina a ripetere la Germania, ma provando a sfruttare al massimo tutti i margini di flessibilità che esso offre. A pochi giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles, che dovrà sciogliere tutti i nodi post-elettorali e in primo luogo chiudere la partita delle nomine, il presidente francese e il premier italiano hanno insistito per un cambio di passo delle istituzioni europee, una svolta in primo luogo culturale per Renzi, di mentalità, in grado di rispondere alle richieste dei cittadini dell'Unione. Roma e Parigi sono unite e hanno gli stessi obiettivi, ha spiegato Hollande, che ha parlato di fiducia in Renzi, molto attivo sui temi europei, porterà la sua energia e il suo dinamismo nel prossimo semestre, ha assicurato Hollande, aggiungendo però che non si può puntare tutto sulla presidenza dell'Italia, che durerà solo 6 mesi. E abbiamo sentito, uno degli obiettivi è proprio l'accelerazione della crescita, quella crescita che in Italia purtroppo è soffocata da una pressione fiscale troppo alta. Un fisco più equo aiuta gli onesti, ha detto il ministro Padoan, che ha anche rilanciato sulla lotta all'evasione fiscale alla luce dei dati dell'attività della Guardia di Finanza nei primi mesi dell'anno. Facciamo il punto. Pressione fiscale e crescita, due direttrici da percorrere in senso inverso l'una rispetto all'altra per riportare il Paese su standard accettabili e veramente europei. Già, perché la prima in Italia è davvero troppo alta, urgono dunque, parole testuali del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, interventi per contenere una pressione fiscale che ostacola i ritmi di crescita in linea con i partner internazionali. Insomma, senza una riduzione delle tasse per i contribuenti onesti, tanto più in un momento in cui gli italiani affrontano difficoltà economiche, la ripresa è
destinata ad essere sempre più difficile. Parole che il guardiano dei nostri conti pubblici ha pronunciato ieri in occasione delle celebrazioni per i 240 anni della Guardia di Finanza, secondo il ministro determinante per rendere più equo il prelievo fiscale e permettere così ai cittadini di affrontare meglio questo momento. Saranno i decreti legislativi di attuazione della delega fiscale. I primi due sono stati approvati venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e riguardano il 7.30 precompilato e telematico e la riforma del catasto. Ma l'ostacolo più difficile da superare il governo dovrà affrontarlo in autunno, quando si giocherà la partita del riordino delle agevolazioni fiscali e delle misure per ridurre l'evasione. Già, l'evasione, i danni provocati alla collettività dai comportamenti illeciti riconducibili ai crimini fiscali, ha dichiarato Padoan, non producono un impatto solo di natura sociale ed economica, di per sé già inaccettabile, ma minano alla base la stessa credibilità di un paese e del suo sistema politico. E proprio ieri la Guardia di Finanza ha reso noto di aver scovato nei primi 5 mesi del 2014 3.070 evasori totali, tra cui anche persone e società che hanno nascosto all'estero i propri redditi, non dichiarando nulla in Italia, e di aver recuperato dall'inizio dell'anno sul fronte dell'evasione fiscale internazionale oltre 10 miliardi di euro. Cifre davvero imponenti, tuttavia, ed è stato lo stesso ministro dell'Economia a sottolinearlo, i margini a disposizione per la lotta all'evasione sono ancora molto ampi, e ha aggiunto: la dimensione di questo fenomeno in Italia, pur nella diversità delle stime disponibili, impone una riflessione attenta e un impegno costante da parte delle istituzioni. Sembrava fatta, invece sembra riaccendersi il dibattito sulla riforma del Senato. Al centro del contendere c'è l'opportunità di concedere l'immunità ai senatori, il che significherebbe per sindaci e consiglieri regionali anche uno scudo per quanto riguarda la loro attività amministrativa. Sono contrari i grillini, la Lega Tagliacorto dice allora a questo punto la togliamo anche ai deputati. Per quanto riguarda il governo, il ministro Boschi precisa che nella sua proposta non c'era, che lei è contraria e che comunque non è una questione centrale per quanto riguarda la riforma. La settimana politica si è chiusa con l'accordo ormai a portata di mano sulle riforme, anche se un intervento di Pippo Civati, leader dei democratici non allineati con la segreteria di Matteo Renzi, propone una riflessione sull'immunità parlamentare che rianima il dibattito attorno alla incandescente questione di uno scudo sui senatori. Civati infatti fa notare che se un sindaco di una grande città, per effetto del nuovo assetto costituzionale, dovesse diventare anche senatore, avrebbe lo scudo dell'immunità che si estenderebbe anche ai suoi atti amministrativi locali. Tutto ciò, dice Civati, comporterebbe delle difficoltà sul fronte della lotta alla corruzione. E a stretto giro arriva la proposta del senatore leghista Roberto Calderoli in risposta alle osservazioni dell'esponente del PD. Se suscita perplessità il fatto che deputati e senatori abbiano la medesima forma di immunità, dice l'ex ministro Lombard, allora come relatore mi sento di fare una proposta e di verificare l'eventuale condivisione. Togliamo l'immunità sia a deputati sia a senatori. Tutti, conclude l'esponente del Carroccio, siano trattati come cittadini comuni. La prima reazione del governo è improntata alla cautela. Il ministro per le riforme Boschi infatti si limita ad osservare che al momento si tratta solo di una proposta che andrà verificata. Tuttavia, a parte la questione dell'immunità, sulle riforme l'intesa c'è, riguarda maggioranza, Forza Italia e Lega. Soddisfatto il Presidente del Consiglio, che ricorda gli obiettivi raggiunti, Senato non più elettivo, e inoltre infrastrutture, energia, commercio con l'estero, promozione turistica, sono materie che passano dalle regioni allo Stato. Il Senato avrà 100 membri, 74 rappresentanti delle regioni, 21 sindaci, 5 personalità nominate dal Capo dello Stato. Finisce il bicameralismo perfetto con staffetta delle leggi tra Camera e Senato. I senatori non voteranno la fiducia, ma voteranno per elezione del Capo dello Stato, dei membri del CSM e della Consulta. È confermato via CNEL e province. Non ha usato certo mezzi termini, come ormai è nel suo stile, Papa Bergoglio, che ieri ha attaccato duramente un affondo contro la criminalità organizzata, in particolare contro l'Andrangheta. Celebrando la messa nella piana di Sibari, ha lanciato una vera e propria scomunica e poi, ricordando l'omicidio del piccolo Cocò, il bambino ucciso proprio dall'Andrangheta, ha detto che i bambini, che non ci siano più violenze del genere nei confronti dei bambini. Vediamo. Bergoglio, come sempre, ha lasciato il segno con le sue parole, parole semplici e forti. Mai un Papa era stato così esplicito nel condannare la criminalità organizzata. Nella messa celebrata nella spianata di Sibari, davanti ad oltre 200.000 persone, il Papa ha tuonato: quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. L'Andrangheta è questo, adorazione del male e disprezzo
prezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato, bisogna dirgli di no. Proprio nella terra dove la criminalità organizzata insidia maggiormente il potere dello Stato, Bergoglio, interrompendo l'omelia, ha dichiarato pubblicamente che i mafiosi devono essere scomunicati. Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, sono scomunicati, ha detto. Papa Francesco aveva iniziato la sua visita in Calabria, a Castrovilla, rincontrando i detenuti. Poi a Cassano allo Ionio ha abbracciato gli anziani e i malati di un centro di cura. Per tutti Bergoglio ha avuto parole di affetto, conforto e vicinanza. Ha stretto mani con calore. L'incontro con i familiari del piccolo Nicola Campolongo, il bambino di 3 anni ucciso insieme al nonno dalle cosche calabresi, è stato uno dei momenti più toccanti. Prego per lui, ha detto il Papa, mai più ci siano violenze sui bambini. E si è richiamato anche alle parole del Papa, ha detto volevo soltanto scuotere il prefetto di Perugia dopo la bufera scatenata dalle sue parole durissime nei confronti per quanto riguarda droga e famiglia. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare il Premier Matteo Renzi, che ha detto appunto frasi inaccettabili da un servitore dello Stato. In un tweet Renzi stesso ha ringraziato il ministro Alfano che è intervenuto annunciando provvedimenti immediati. Una serie di frasi shock su droga e famiglia sono costate il posto al prefetto di Perugia Antonio Repucci dopo una breve fulminea polemica politica che ha coinvolto anche i vertici del governo. Repucci ormai 3 giorni fa in un'infuocata conferenza stampa aveva parlato del problema della droga nel capoluogo umbro. Il cancro è lì, sta nelle famiglie, perché se una mamma non si accorge con figli che droga, per me è una mamma fallita, ha fallito, si deve solo suicidare. Venerdì si era dissociata dalle parole del prefetto e il procuratore di Perugia, Antonella Duchini, che era corsa in difesa delle famiglie che non devono, aveva detto, sentirsi isolate ma piuttosto supportate e coinvolte. Una volta capito il peso delle sue affermazioni, Repucci aveva provato una timida retromarcia parlando di provocazione e di fraintendimento, citando anche le parole di Papa Francesco, il suo invito a fare di più, ma la catena delle reazioni era già in moto. Il coordinatore di Sella, Fran Togliani, aveva chiesto l'intervento di Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, intervento che non si è fatto attendere. Prima Renzi da Parigi aveva chiesto ad Alfano di occuparsi della questione. Detto, fatto. Ho sentito le dichiarazioni del prefetto, ha detto il ministro, sono gravi e inaccettabili. Non può restare lì né altrove. Assumerò immediati provvedimenti. Di fatto una rimozione dall'incarico in presa diretta che ha subito incassato il placet del premier Renzi, che ha affidato a Twitter il suo commento. Le frasi del prefetto di Perugia sono inaccettabili, specie per un servitore dello Stato. Sono grato al ministro per l'intervento. E ora in Iraq Barack Obama ribadisce la necessità di trovare una soluzione politica per la crisi irachena, escludendo però quella militare, dopo che il Pentagono aveva annunciato l'invio di consiglieri militari per risolvere la questione. Intervistato dalla CNN, il presidente statunitense spiega: a Baghdad serve una struttura di comando che includa sciiti, sunniti e curdi per una democrazia inclusiva. Intanto decine di migliaia di volontari sciiti negli ultimi giorni si sono uniti alle milizie ausiliarie filogovernative per combattere i jihadisti sunniti. I ribelli dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante hanno intanto conquistato anche la città di Rawa, lungo il fiume Eufrate, a circa 275 chilometri a nord-ovest di Baghdad. L'esercito siriano invece ha effettuato una serie di attacchi aerei contro la città di Muassan, nell'est del paese, vicino al confine con l'Iraq, città nelle mani dei combattenti dell'ISIL, causando la morte di 16 persone, tra le quali 3 civili. La prossima settimana è attesa la visita del segretario di Stato americano John Kerry. E adesso i mondiali di calcio. L'Argentina approda agli ottavi grazie al successo in extremis sull'Iran firmato da Messi, mentre la Germania ieri sera ha pareggiato 2-2 con il Ghana. La Nigeria invece ha eliminato la Bosnia vincendo 2-0. Brutte notizie invece per quanto riguarda la nostra nazionale, che molto probabilmente dovrà fare a meno di De Rossi, che si è infortunato nella partita con la Costa Rica. A questo punto quella di martedì contro l'Uruguay diventa una sfida davvero decisiva per noi, dove gli azzurri devono strappare quantomeno un pareggio. Cattivi pensieri, sensazioni sgradevoli che ci riportano indietro al mondiale sudafricano e una brutta notizia a turbare il clima della nazionale. Daniele De Rossi ha pagato un conto ancora più salato dei compagni dopo la sconfitta bruciante con la Costa Rica.
un problema al polpaccio, una sofferenza muscolare per il centrocampista che ha giocato tutti i 180 minuti delle prime due partite. I tempi di recupero sono molto stretti ed è praticamente impossibile vedere De Rossi in campo contro l'Uruguay. Nel ritiro super blindato di Natale gli azzurri cercano di recuperare dalle grandi fatiche che per loro stessa ammissione sono state devastanti. L'argomento apre il dibattito sulla preparazione che secondo lo staff aveva dato risultati molto confortanti. Prandelli deve ricostruire il morale, ridisegnare la squadra che ha fallito sul piano collettivo l'appuntamento con la Costa Rica. Oltre che su alcuni uomini apparsi particolarmente a disagio, come Chiellini e Thiago Motta, c'è da riflettere anche sul modulo della squadra. Balotelli, unica punta con un centrocampo troppo piatto, non riesce a dare la profondità, oltre ad aver fallito la grande chance. Gli innesti di Cassano, Insigne e Cerci non hanno aggiunto nulla e il capocannoniere della Serie A Immobile è rimasto in panchina. Su questo starebbe prendendo corpo un'indiscrezione. Il CT aveva preparato il suo ingresso, forse al posto di Balotelli, ma contemporaneamente Marchisio aveva chiesto il cambio per la stanchezza. Ancora sport con la Formula 1, qualche qualifica a sorpresa nel Gran Premio di Austria. La Mercedes si sono dovute inchinare alla rivelazione Williams, in pole position invece si rivede l'ex ferrarista Felipe Massa. Vediamo com'è andata. Un tracciato ad altri tempi, con saliscendi e curve impegnative, riporta alla ribalta piloti e vetture che finora avevano fatto da cornice allo strapotere di Rosberg ed Hamilton. Dopo 93 gare senza la gioia della pole position, Felipe Massa dà un dispiacere ai tifosi della Ferrari e si propone come favorito per la gara di questo pomeriggio. Al suo fianco scatterà l'altra Williams del finlandese Bottas, aiutato dai tanti cavalli del propulsore Mercedes, ma anche dall'ottimo telaio della monoposto inglese. Il capo classifica mondiale Rosberg apre la seconda fila. Con lui, migliore qualifica di tutta la stagione, la Ferrari di Alonso, tornata competitiva grazie alle temperature fresche dell'Austria. Fra i protagonisti più attesi hanno decisamente deluso Hamilton e Vettel. Il britannico, troppo precipitoso nell'ultima sessione, è incappato in uno spettacolare testa-coda, chiudendo al nono posto. Niente da fare nella terza qualifica per il campione tedesco. Rosberg, anche lui meno pulito nella guida rispetto al solito, sarà in seconda fila accanto ad Alonso. Giornata più che positiva per il ferrarista, nonostante qualche svarione nel momento più importante. Raikkonen non invece è andato oltre l'ottava posizione. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione con il TG delle 13.30, seguito dal nostro TG Brasil dedicato ai mondiali e poi il TG Cronache. Per tutti gli aggiornamenti nel frattempo vi ricordo il sito internet e l'account Twitter. Adesso lasciamo la linea a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo e poi il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni. Vi auguro una buona domenica.